Buongiorno, ci rivediamo un attimo perché stiamo in collegamento con Nicola. Ciao Nicola. Ciao Aldo. Finalmente ci vediamo. Ieri ci ha avuto talmente tanto da fare che non siamo riusciti neanche a collegarci. Quanti Sì, ieri è stata una giornata un po' lunga. chilometri hai fatto ieri, Nicola? Allora, ieri alla fine ero convinto di doverne fare 100, invece mi sono sbagliato, erano 120 se non sbaglio. Così, uno sbaglietto di 20 chilometri. Sì, infatti, poi sono partito tardi e l'ultimo tratto l'ho fatto di notte, al buio. E sei arrivato dove? Ieri Allora, sono sera. arrivato alle 7 di sera con il proprietario della locanda che mi chiamava preoccupato e a Serra San Quirico, che è un paesino bellissimo, di cui ho visto poco perché sono arrivato di notte e sono ripartito con la nebbia, quindi non ho visto quasi niente. C'era una visibilità molto limitata. Bene, bene. Quindi però ho visto la foto di stamattina, eh? Sembrava carina, Sì. infatti. Senti, allora dove ti trovi? Dai, facci vedere. Allora, adesso mi trovo a Fossato di Vico, che credo sia ancora nelle Marche. Spero che non mi senta qualcuno, se no c'è una figuraccia. Comunque sono al confine ormai con l'Umbria, quindi diciamo che oggi entro nella terza regione, nella terza e penultima regione di questo viaggio. E ho fatto una deviazione perché c'era una salita che era inutile fare, siccome mi è bastata quella di stamattina per svaligare l'Appennino. E ho preso un'altra strada, ma a un certo punto non ho girato, ho sbagliato e sono finito in questo posto che è spettacolare perché qui c'è la stazione di Fossato di Vico. A volte sbagliando strada si scoprono le cose e infatti volevo farci un salto, però poi alla fine mi sono dimenticato. Invece alla fine mi ci ha portato ugualmente il viaggio e c'è questa struttura qui, adesso mi avvicino un po' perché c'è il sole contro, dove c'è questa scritta Ferrovia Appennino Centrale, che non so per quale motivo, ma mi piace da morire. Eh certo, ma perché tu adesso stai per valicare l'Appennino, inizi. No, per fortuna l'ho valicato, per Ah no, fortuna, quella che hai perché detto che è la salita che hai già fatto, già l'hai valicata. sì, già l'ho fatta, per fortuna me l'hanno lasciata alle spalle da poco, perché poi la discesa era molto veloce, quindi sono sceso in fretta. La salita è stata molto, molto, molto impegnativa, perché tirava un vento pazzesco e la pendenza era esagerata, E però come hai è fatto? andata. Con molta pazienza, ma la cosa assurda era il vento. Infatti, nei tratti in discesa, addirittura ero costretto a pedalare, mi fermavo anche in discesa al vento, non riuscivo neanche ad andare veloce. È una cosa Mazza. pazzesca. Senti, Questo in qua non sono prossimità, passati gli scariolanti in questa stazione, non credo, vero? può darsi. Adesso non so se questa stazione all'epoca esisteva, questo non te lo so dire, forse magari la stazione non esisteva, però credo che siano passati qui perché la tratta ferroviaria è questa. È E sempre questa, quindi questa è la Orte Falconara, se ricordo bene, come tratta ferroviaria. Quindi dovrebbe essere questa qua. c'è il sole finalmente. Finalmente un po' di sole, sì, e stamattina ne ho visto un pochettino, mi sposto perché stanno passando le macchine, ne ho visto un po' di sole a Fabriano, ma è durato poco. Però Allora, adesso finalmente ricordiamo a tutti che Nicola sta facendo il cosiddetto viaggio verso l'inferno, cioè sta simulando il viaggio che fecero i Ravennati e gli Emiliani da Ravenna fino a Fiumicino e poi Ostia, e quindi sta andando parallelo alla, diciamo, via ferroviaria che portava il treno con questi 500 scariolanti, no? Ti Sì, senti esatto. questa, diciamo, questo peso sulle spalle, Nicola? Abbastanza, abbastanza, anche perché sto scoprendo sempre più persone che mi stanno seguendo, poi anche quelli che incontro mi chiedono, eccetera. E poi la cosa bella è che quando incrocio comunque i binari, l'attraversamento dei binari è ancora più bello, i passaggi di livello, io mi fermo, faccio le foto e qualche domanda me la faccio. Ma per esempio tu adesso hai detto 500, io mi sono chiesto, ma 500 persone su un unico treno a fine 1800, ma come ci sono salite? Cioè mi sto chiedendo, ma dove, che viaggio hanno fatto questi? Perché in 500 non ci entri su un treno nel 1800, cioè avranno fatto un viaggio in piedi, stipati come sardine, non lo so, e sono domande che mi sto facendo in questi giorni quando vedo binari o treni passare, no? Perché mi chiedo che viaggio hanno fatto, mi piacerebbe cercare infatti notizie e adesso che contatto Ravenna sono riuscito a trovarlo, magari approfondiamo un pochettino più la storia.
Tra l'altro, quando arrivarono ad Ostia, cioè a Fiumicino, volevano subito riscappare, non indietro. Però esatto. Chi fu che li ridarguì e poi non si più. Non se non sbaglio, più Armando Armuzzi proprio fu proprio lui, forse, che o Baldini, adesso non ricordo. No, insomma, è nullo Baldini, sì. Gli fece una rimbrottata dicendo: noi siamo venuti qui per. E non voglio più sentire l'idea di tornare indietro, no? Esatto, e quindi esatto. Continuarono. E, sì. Ricordo a tutti che il 25 alle 16 stapperemo una bottiglia di spumante con Nicola, che arrivava proprio al pontile, però nella mattinata stai a Ostia Antica, giusto? Sì, esatto. Una mattinata nella passo mattinata al Fiumicino, del 25, e poi arrivo sì a Ostia Antica. Benissimo. E sei seguito, perché allora io intanto volevo ricordare di andare sulla pagina di Nicola, che è Nicola Inversi Celtia in life, no? Outdoor life, sì. Outdoor, niente, non ci riesco a ricordare. Dove lui posta tutti i giorni le foto del suo viaggio. Io me le guardo tutti i giorni con molta passione e curiosità, perché posiziona la bicicletta nei posti più belli che lui vede, giusto, Nicola? Sì, sto facendo poche foto perché purtroppo, un po' per sbrigarmi, un po' per il meteo, non si prestano benissimo, però ogni tanto quando trovo un posto che mi piace, metto la bici e un ricordo me lo porto a casa. Ma sì, ma sono bellissime le foto. Ieri hai fatto una foto davanti eccola qua. a un monumento dorato, ecco la tua dorata bici. Che era quel esatto. Monumento a palla, quella sfera dorata? Oddio, lì ero a Fano, no, Senigallia mi pare, o A Fano, adesso non Senigallia, ricordo. tutti si è fatta tutta la costa adriatica delle Marche, Sì, insomma. sì. Io l'ho fatto, sì, tutta Pesaro. Pesaro è qualcosa di pazzesco. Pesaro è, a parte che è carina, ma dal punto di vista della ciclabilità hanno fatto delle cose veramente spettacolari. Addirittura loro hanno la bici politana, che sarebbe la nostra metropolitana, però in bici, quindi hanno delle vere e proprie linee, soltanto per le biciclette. Quindi hanno fatto un progetto, uno studio molto, molto, molto approfondito, e c'è tantissima gente che va in bici, quasi nessuno va in macchina. Poi, E qui oltretutto, come sempre, il centro storico è tutto ciclopedonale. E ne giova tutta la città, ma anche gli esercizi commerciali e tutto quanto. Addirittura una cosa che non vi ho detto, a Ravenna, che anche lì c'è un mercato chiuso al coperto in pieno centro che offre tutto, quindi la gente va lì, non scappa fuori città nei centri commerciali, ma rimane nel paese, nel centro storico, nell'anima del paese, che è una cosa per me spettacolare. noi senza polemiche ancora stiamo a combattere pista ciclabile sì o pista ciclabile no, cioè non si è proprio capito il futuro Sì. dell'umanità quale può essere. L'unica Sì. risorsa che potrebbe, dico potrebbe salvarci, perché il destino per me è praticamente già segnato, però questa potrebbe essere una decelerazione in questo destino, invece ancora si polemizza, no? E invece bravo che sottolinei questo aspetto del fatto che esista addirittura una metropolitana per biciclette, è una cosa pazzesca. E tutta Esatto. quella zona lì è veramente dedicata tantissimo alla sostenibilità, del traffico e tutto quanto, insomma. Sì, è una Senti, città. dimmi, dicevi? No, dicevo che è una città vivibile a misura d'uomo. È quello, cioè c'è uno stile, una qualità di vita che sono molto superiori a chi vive nelle grandi città. Allora, tu stai sugli Appennini e noi stiamo sulla spiaggia vedendo una bella gara velica, no? Non so Ah, se ecco. intravedi qualcosa. Qui c'è sole, c'è mare calmo calmo Vedo e un attimo. Sì, ecco, adesso lo vedo. C'è il ti sole che stai mi riflette. divertendo, Nicola? Ah Come sta sì, adesso sono andando? felice come un bambino perché ho superato l'Appennino, è stata una salita molto impegnativa. Quando ho visto che mancava poco al valico, mi è tornato sul molare alle stelle proprio perché stava sottoterra, sono sincero. Però forza di volontà sono salito e adesso diciamo che la parte più importante e impegnativa l'ho superata. Ho anche superato tanti chilometri alle spalle, quindi Quanti ormai. chilometri fai oggi? Fino a dove arrivi? Oggi erano 80-90, non ricordo, arrivo a Foligno. Ah, oggi a Adesso accorgi? Foligno. Sì,
Quindi tutto domani rimani a Foligno, fermo, giusto? Domani mi fermo perché sì, anche perché mette anche brutto tempo e ne approfitto per sistemare un pochettino le cose che ho fatto qualche danno vario. Oddio, altri Tra... danni, che è successo? Sì, Dici. mi si è rotto il GPS, Oh ecco my il God. treno. Ecco il Non so se lo treno. vedete. Sì, Sì, mi si è sì. rotto il GPS e stamattina, no, ieri mi è cascato di notte mentre pedalavo. Ho preso una buca che non ho visto e stamattina non so perché non è ripartito, quindi domani dovrò anche capire che è successo al GPS. Poi c'è da fare una pulizia alla mia bicicletta, non so se vedete, Ti è è andato in mezzo messa. tanto fango, no? E ieri sì, ho preso tanto fango, l'ho pulita alla meglio, ma devo dargli una bella sistemata. Quindi insomma, domani riposo per modo di dire, ma c'è tanto da fare. Allora, sono contento di farti poca compagnia, ma qualche cosa di compagnia ti No, faccio. è Poi noi ci tanta compagnia. sentiamo ogni tanto anche in giornata, come va, come non va. Quindi, Sì. insomma, anche se tanta gente, dicevi ieri, ti ha seguito, insomma, ti ha fatto piccoli pezzi Sì. con te. Sì, ma anche oggi, per esempio, mentre salivo, mancava poco al valico e stavo veramente soffrendo, ero fuori di testa, nel senso che non riuscivo più a capire che succedeva intorno. A un certo punto ho detto buongiorno, mi si è fermato il cuore perché non mi aspettavo qualcuno che arrivasse, anche Ma perché non qualcuno si è... che sapeva quello che stavi facendo o No, solamente uno che sa? era un altro ciclista, io non me l'aspettavo perché comunque non ho visto nessuno oggi, Certo. nessuno. Nella nebbia c'è tutto, ho sentito sto buongiorno, mi è preso un colpo, invece era un signore, tra l'altro di Roma, che vive ormai qui a Fabriano da tanti anni, fa il carabiniere giù e mi ha accompagnato fino su al valico nell'ultimo tratto e abbiamo fatto una chiacchierata. Beh, quello è Quindi importante, sì, il bello di questi viaggi è che incontri persone, poi condividi un tratto, una chiacchierata, insomma, poi quando capita nel momento più difficile ancora meglio perché ti aiutano a Guarda, superarlo. solo se avessi la tua preparazione atletica ti avrei fatto compagnia, ma è impossibile averla come ce l'hai te, perché è qualcosa che Vabbè, mi ma affascina, che mi mi stai affascina facendo tanto come comunque stai facendo. compagnia, Aldo, cioè veramente, Vabbè. anche gli altri, ogni tanto qualche messaggio mi arriva, per me sono cose, sembra poco, invece è tanta roba per me. È tanta roba, sì, però insomma l'idea di fare questo viaggio è bellissima. Bravo, complimenti Grazie. Nicola, veramente bello, bello. Allora ti abbraccio tanto, ci sentiamo Che casomai io? dopo. Tu scrivi quando pensi che vuoi fare una diretta, ne possiamo fare anche più di una al giorno, non c'è Va bene, problema. perfetto, dai. Perfetto, Allora, ci sentiamo dopo e vediamo se riusciamo a farne un'altra più tardi. ciao caro, D'accordo. ciao ciao. Ciao.